Oh madonna, che fatica ragazzi, bisogna tornare a riparlarne. Di quello che è successo stasera. Come vi ho già detto prima, faccio adesso faccio adesso praticamente le pagelle, fate adesso, le finite. E sono andato nel frattempo, prima di registrare, stavo sentendo un po' di interviste e sono andato a rivedermi il rigore. Perché io inizialmente a caldo così, vi dico la verità, ho detto che rigore c'era, ma rivedendolo bene, azione in realtà c'era, perché io ho guardato decisamente solo piede, ma tutto, mannaggia, ogni volta che faccio il video. Stavo dicendo che vedendo rigore, la parte sopra lo tratteneva. Quindi secondo me il rigore, vabbè, c'era ragazzi, ma Pasqua è uno schifo di arbitro. Pasqua è un arbitro di porca puttana, di merda. Devo stare calmo. Allora, pagelle. Partiamo con Gigio Donnarumma che si becca un 4,5 oggi. Non mi è piaciuto Gigio per niente. Anzi, ha fatto una parata, è vero, ma è colpevole anche lui di quel gol preso. Quindi 4,5. Dalot invece, Dalot 4, pure Dalot. Io da Dalot non so più che cacchio dire, ragazzi. Non so più se questo è il giocatore... sia un giocatore da riscattare o meno, non ho più idee di che cacchio sia. Però io vi dico la verità, non lo so, sono in difficoltà su Dalot, non saprei cosa fare. Cioè, fa la partita che me la butta di croce, poi dopo mi fa la buona partita col Manchester, poi arriva a Napoli e fa schifo. Io non capisco niente, è un giocatore troppo bipolare. Gabbia 4, Gabbia, io Matteo, io cosa ti devo dire a te? Cioè, tu mi entri in campo, che poi io so che non giochi da tanto, però mi vuoi marcare in segno? Cioè, gli vuoi andare addosso, cazzo? Non lo so, cioè, ti sei messo accanto a Tomori a fare cosa? Non ho capito. 4, pazienza. Dietro uno schifo, siete uno schifo lì dietro, ve lo dico. Non avete giocato bene per niente, anzi, lasciamo perdere, va. Tomori 5. Tomori, ecco la prima insufficienza di Tomori. Oggi un po' tutti così. Tranne due che si salvano forse da questa schifo, 2, 3, 4 lì che sono. Tomori, insomma, 5 ragazzi, cosa posso, cioè, onestamente ha provato anche a entrare in partita dopo, l'ultimo è andato più incazzato addosso sui giocatori, è andato stato dietro, ma non è bastato perché, insomma, la difesa... Cioè, l'impostazione anche di gioco comunque è stata pessima oggi. Teo Hernandez, ecco, forse anche lui si salva lì qua 6,5, ma perché comunque qualche tiro forte lo buttava, solo per quello, perché sennò era insufficiente anche lui. Saliva di più, quindi, insomma, Teo, io si posso dire poco. Tonali 5, Tonali ha un bel piede, ragazzi, lo sappiamo, ma oggi ha sbagliato troppi passaggi. E oggi ha sbagliato troppi passaggi, a me non è piaciuto. E Tonali che sembra che era all'inizio quando è arrivato al Milan che non è in forma, forse adesso, anche adesso in questo momento non è in forma, quindi su Tonali c'è poco da dire, raga. Che sì sei ragazzi, che sì, vi dico la verità, secondo me allora male non ha fatto. Però piuttosto di dare un'insufficienza, perché questo qua gioca ogni 2x3 e quindi magari è anche stanco, si meriterà un 6. Detto questo, ragazzi, io non ho difficoltà, ma ho detto 5,5, non mi sento di dargli. Glielo do 6 pieno. Sì, un po' troppe partite che gioca, ma lui non si lamenta mai, lui è sempre tra i migliori, quindi bravo Franco. Kronic 5, Kronic, eccolo qua. Mi segna un bel gol di punizione col Verona. Fa una buona partita con tra l'altro quasi segnando di testa con Manchester. E poi arriviamo qua a giocare con Napoli. Cioè raga, io per quanto seguo bene le partite non ho visto Kronic in campo, cioè, io il suo nome l'ho proprio perso, mi sono dimenticato che era in campo. Io per il Pioli quando ho fatto gli cambi, che tra l'altro stavo dando voti, non mi sono manco corto per farvi capire. Quindi Kronic io gli do 5, cosa ti vuoi dare di più, cazzo. Poi abbiamo Çalhanoğlu, che vabbè raga, Çalhanoğlu quando è stato intatto con grinta all'inizio ci ha anche provato, secondo me. Si sta riprendendo, dai, tutto sommato. Oh, raga, non è al 100%, stavo dicendo.
Cioè, Çalhanoğlu non è al 100%, però sta rientrando, sta riprendendo minuti, quindi secondo me è questione di tempo, ma rientrerà. Castillejo, guarda, raga, Castillejo io non sopporto più, io ce l'ho con lui, non so, forse ce l'avrò con lui, forse ce l'avrò con lui, forse. Ma io vi dico la verità, gli do 4 e mezzo, cioè, cosa hai fatto, fratello? Ma cosa mi hai combinato, scusami? Cioè, ma tu le idee di gioco non ce le hai mai? Tu le idee di gioco non ce l'hai proprio. Non ce l'hai proprio. Cioè, poi sempre questi passaggi dietro, ragazzi. Allora, sempre questi passaggi dietro. Che poi quando valuterò la squadra ci arrivo anche dopo. Però intanto a Castillejo do 4 e mezzo. E Castillejo, mi spiace, ma ti do 4 e mezzo. Cosa ti devo dare? Non mi sei piaciuto, non mi sei piaciuto per niente. Non mi sei piaciuto per niente, io ti giuro. Ma non so come mai. All'inizio dell'anno facevi qualcosina, adesso un cazzo. Adesso niente. Va bene, va bene. Io Leao non ce la faccio più. Io Leao mi sto stancando davvero di te. Sono scocciato, ti do 4 e mezzo. Ora te lo becchi 4 e mezzo, non frega niente. Non mi piace. Sta situazione di essere poco concreta diventa fastidiosa, lo sai? No, se non lo sai te lo dico io, diventa fastidiosa, fratello, perché io ti dico la verità. Ti vorrei anche bene, sei un bel giocatore. Sei molto talentoso. Ma la testa non entra in campo con la testa. E quando entri in campo con la testa, perché a pallone lo sai giocare, ecco. A pallone voglio subito dirtelo che tu sai giocare a pallone, perché col benevento, col pallonetto, non è che lo fanno tutti. Però tu entri in campo, certe volte entri in campo senza testa, te la lascia cadere la testa. Ora lascia il spogliatoio, non lo so. Ma io da te non mi aspettavo, io ti do 4 e mezzo, cioè, nel senso. Lì sulla conclusione quel palo al giro che rientra all'interno, quello doveva essere proprio, devi sfondare la porta, come hai fatto tra l'altro con Manchester, che poi dopo anche in un'altra partita, però comunque voglio dire che lì dovevi buttare giù la porta. Vabbè, sono errori banali, però errori di distrazione. Diaz, io a Diaz gli do 4, anche Diaz mi ha staccato, ragazzi. Nel post partita mi sono dimenticato di dire ieri che vabbè, so per voi sarà ieri. Mi ha staccato. Diaz mi ha stancato. Posso dirvi che Diaz mi ha stancato, ragazzi? Io non lo so. Cioè, questa storia di non passare mai la palla. Questa storia di non passare mai la palla. È uno scandalo. È uno schifo. Ma voi vi rendete conto che è uno schifo? Cioè, nel senso, raga, allora vi spiego una cosa. Il suo tre quarti, quando ci arriva Diaz, raga, vi dico il mio concetto. Va sempre a tirare, tende sempre a fare il fenomeno. A me quando uno fa il fenomeno non mi piace, non lo sopporto. Detto questo, vabbè, lasciamo perdere veramente che mi sto incazzando. Quindi, guarda, Diaz, ti becchi 4, non mi frega niente, hai fatto schifo oggi. Rebic anche te ti metti 4, perché con l'espulsione non si può prendere il rosso così, non si può prendere il rosso per proteste. Lo so che Pasca è un coglione, ma tu sei più scemo di lui, perché poi se vai addosso ci vai pure nel torto, cioè tu ci vai pure nel torto. Quindi io ti dico che non lo so cosa hai combinato, ma non hai fatto bene quello che hai fatto. Io non mi trovi d'accordo qua. Poi non è solo quello, ma io, figlio mio, sei entrato in campo che io non mi sono manco accorto che c'eri. No, così non ci siamo, raga. Se l'hai mai che 4 e mezzo. Se l'hai mai che ti becchi un 4 e mezzo, ma perché te lo meriti? Fatelo dire che te lo meriti. Te lo meriti tutto oggi. Te lo meriti. Perché? Allora, adesso spiegami una cosa. Quando fai tutte ste cazzo di finte, io ne voglio sapere. Se fai ste cazzo di finte, io voglio sapere che cazzo vuoi fare. Perché tu. Ah, aspetta, no, a sinistra, no, anzi indietro, anzi, davanti, anzi dietro, anzi avanti, anzi dietro. Oh. Io non capisco più il cazzo. Poi arrivi, ti trovi se solo, io, la perdi. Oh, ti devi svegliare. Cazzo, sei titolare del Milan, sei titolare del Milan. Mi sto mangiando anche le parole, ma sei titolare del Milan, cazzo. Ma ti vuoi svegliare o no? Lì a destra ci serve qualcuno. Però non mi va di parlare di mercato. Io voglio parlare di queste cazzo di pagelle. Stai fottuti, ti sei in pagelle che mi girano le palle. Perché nel giorno in cui la Roma perde col Parma 2-0, tu vai a fare più cagare col Napoli. Tu vai a fare cagare col Napoli. Santo Dio.
E non è solo te. Ci sono anche altri. Ci sono anche altri che fanno schifo. Mete, sei. Mete si becca sei, ragazzi. Bravo. Bravo, Mete, veramente. Allora, non c'è, sei riuscito a fare dei passaggi buoni, hai fatto il tuo dovere, continua così, perché a me sei piaciuto oggi. Quindi hai giocato poco, sì, ma non hai fatto danni, hai cercato di aiutare la squadra, sei sempre stato presente in azione, ti do 6, te lo meriti tutto. Mister, io ti do 4, non so, cioè mister 4, cosa devo darti? Dimmi te se ti dai qualche altro voto. Non è colpa tua, ma anzi, ora oggi è colpa tua. Oppure di quelli 11 scemi che sono scesi in campo, voglio sapere di chi è la colpa. Perché così giocare non va bene, ragazzi, ne abbiamo perso il secondo incontro, scontro diretto. Siamo meno 11 dall'Inter, ma guardate la classifica come cazzo è messa. Fa veramente pena la classifica, perché adesso siamo entrati con le vortice lì che siamo, facciamo davvero pena. Lasciamo perdere, quindi Pioli io ti do 4, mister sei l'unico che ti do 4 con dispiacere, ma che la fiducia ce l'ho, ho anche fiducia in tanti ragazzi del Milan, raga, perché mi spiace oggi, no, mi dispiace dare ste pagelle a me, cioè fare registrare questi video mi girano le palle, ma lo faccio per voi e per questi ragazzi che non dimentico, che mi ha dato tanto. Ora arrivo al voto più brutto di oggi. Raga, io quest'anno al Milan non ho mai dato un voto così pessimo. Ma ve lo dico già. Questo voto io lo do al Milan per un semplice motivo. Che mi sembrava il Milan di l'anno scorso. Mi sembrava il Milan di l'anno scorso. 3,5. E il voto è 3,5, sì. Hai detto bene, ragazzi. Perché mi sembrava il Milan di l'anno scorso, mi sembrava un Milan che non aveva le certe idee, non concludevamo niente, perdevamo il pallone nel centrocampo, tutti erano i più banali possibili del mondo. Forse sono mancati anche qualche senso, è vero, perché comunque se c'era Ibra forse andava diversamente la partita, perché c'era qualcuno che poteva concludere davanti. Dietro mancava Calabria, che comunque è migliorato tantissimo quest'anno, tra l'altro. Stavo parlando con un mio amico di questa cosa. E mi diceva anche lui quanto sia stupito di Calabria, che si è migliorato, ed è verissimo, perché Calabria è migliorato davvero tanto. E mancava da tanti giocatori. Poi ragazzi, se voi mi chiedete se c'era Bennacer, se era meglio o non era meglio, non lo so. Forse avevamo vinto più partite con tutte le presenze, sono sicuro, anzi, però fiducia, ragazzi. Ora mettiamo tutto, chiudiamo tutto, Baracca e Burattini, io non ne voglio sapere più fino a giovedì, non farò più video, ragazzi, perché sono davvero incazzato. Questi giorni c'ho un sacco di robe da fare, quindi detto questo, ragazzi, ci sentiamo subito a giovedì, quindi lasciate un commento qua sotto se volete, iscrivetevi al canale. E ragazzi, seguitemi su Twitch, sono sbarcato su Twitch, mi chiamo Dykes_RedBlack. Che tra l'altro sto pensando, lo dico già, di cambiare il nome anche su YouTube, di chiamarmi Dex Red Black, quindi, che sarebbe Darius Red Black Rosso Nero, vabbè, avete capito. Perché mi va di lasciare questo nome, non mi piace Darius Rosso Nero, mi sta un po' irritando, quindi mi sa che lo cambierò. Raga, speriamo veramente giovedì. Tra l'altro non ho fatto neanche per partita, quindi speriamo che faremo meglio, perché sto davvero, sto sotto treno, ragazzi, sto male. Ci sentiamo nel prossimo video, ragazzi, ciao a tutti.